la band si formò circa 3 anni fa. La line-up attuale è in piedi da circa un mese, diciamo, con l'entrata del chitarrista Andrea, però che ci conosciamo e suoniamo insieme, diciamo, siamo intorno ai 3 anni, 2-3 anni. Cosa nasce l'amore per questa acclamata band, i Pink Floyd? Da lui, che me li ha fatti conoscere. Perché c'è da dire che tanti anni fa, quando l'ho conosciuto, praticamente io Pink Floyd conoscevo poco e niente, e grazie a lui, con una tributo band elettrica che mi ha fatto conoscere Pink Floyd, e l'amore per questo gruppo poi che ci porta a suonare in giro e a cercare di suonarli in modo particolare e comunque adattata alle nostre possibilità, e quindi cerchiamo di piacere per quello che siamo. Nella formazione originale Pink Floyd c'erano come strumenti presenti c'era il basso, la chitarra, la batteria e la tastiera, detta proprio in maniera semplice, no? Ecco, noi siamo riusciti comunque a elaborare gran parte del repertorio in una maniera un po' diversa, un po' più personale, che ci differenzia anche dalle classiche tribute band di Pink Floyd, che sono rispecchiano abbastanza nella forma e anche nei suoni, cercano di avvicinarsi poi all'originale, no? Noi abbiamo, per questioni, diciamo, per ragioni di spazio, per ragioni anche di proposta e anche per un, come dire, per una, anche una sfida con noi stessi, anche con chi poi li conosce, perché quando tu dici, ti proponi, dici ok, noi siamo una tribù di Pink Floyd, e poi ti presenti e manca la batteria, manca la tastiera, dici ma come fate a fare Pink Floyd così? Riuscire poi a trasmettere la stessa sensazione a chi conosce questa band in maniera anche viscerale, chi li ha amati nel corso degli anni, anche perché sono forse la band più trasversale come fascia d'età, perché arrivano dai ragazzini fino alle persone che negli anni 60 avevano 18 anni, avevano 15 anni, quindi diciamo sono molto conosciuti, e chi li conosce magari è abituato a sentirli proposti nella solita maniera, ecco, con quelle sonorità, anche con quegli strumenti. Quindi è stata un po', è una sfida ma anche un po' ambiziosa, però ci proviamo, poi non è che possiamo piacere a tutti. Come ci sei finito in mezzo a questa banda pazzesca? Colpa sua. Siamo in fase di promozione e diciamo la pagina dove ci si può contattare, dove si possono trovare
gli aggiornamenti anche sui concerti, sulle informazioni, diciamo, della band, è una pagina Facebook. E dovete cercare Dominos, che è il nome del gruppo, Acoustic Tribute Band, Pink Floyd Acoustic Tribute Band. Yeah!